Poi se uno è sedentario deve mangiare ancora meno, poche Esatto. porzioni, ma tutto. Non so perché mi sento chiamato in causa, ma farò finta di niente e passiamo alla prossima domanda. Volevo introdurre Silvia per i pochi che ancora non la conoscono. Silvia è un'atleta di Kumite che ha recentemente vinto i giochi olimpici europei a Minsk. È stata anche l'atleta al top del ranking nel 2018, sempre nel Kumite, e 2 volte bronzo agli europei. Quindi un palmarès di tutto rispetto che non può niente contro la mia Coppa Toscana di quando ero Pischello, quindi tra campioni ci capiamo. E non è vero, Silvia, mi dicevi che sei molto invidiosa della mia Coppa Toscana, che per origini chiaramente non hai potuto partecipare e quindi vincere. Beh, sì, un po' sono invidiosa, no, sto scherzando, no, no. L'importante è crederci in quello che si fa e partecipare. Assolutamente, ecco, vedi, brava, io è la cosa che mi contraddistingueva, nel senso, l'importante è crederci, poi non si sa che cosa, ma l'importante intanto è crederci, quindi crederci ci credevo. Allora, volevo iniziare questa nostra intervista con la piccola tradizione, diciamo, che abbiamo in karateka, che è quella di chiederti di più che presentarti dal livello sportivo, di condividere con noi magari quella che può essere un qualcosa di non conosciuto, ecco, una peculiarità. Cosa ci puoi svelare? Ma cosa vi posso svelare? Che non sia dalla parte dello sport? Che non sia dalla parte dello sport. Cartone Ma cartone animato che guardavo da piccola. animato che guardavi da piccola. Sono sicuro che in un'intervista non te l'hanno mai chiesto. No, no, perché sei sempre incentrato sul karate, sul mio percorso. Ma noi Ma da piccola non è che non ci interessa il guardavo trap, Heidi. Heidi? Heidi, Anna dei capelli rossi, sì. Prima di andare a scuola mi incantavo, erano dei minuti importanti per me prima di andare a scuola. Facevo colazione e poi subito a scuola. Ho capito. Sempre sul karate sin da piccola, quindi comunque abbiamo avuto modo un po' di parlarne di questa cosa. Quello che mi ha colpito sinceramente è il fatto che tu l'hai sempre visto parte della tua vita alla fine, no? Quindi era una normalità e una cosa bella con cui fare i conti, tra virgolette, tutti i giorni. Sì, ormai era diventata, diciamo, essendo passione, una routine, però non monotonia, perché comunque ovviamente si variano gli allenamenti, non si fanno sempre le stesse cose, ma si va alla ricerca appunto di perfezionarsi. Certo, da piccola erano diversi gli obiettivi rispetto a quando si cresce. Da piccola vedi più come un gioco, ti vuoi divertire, anche adesso mi diverto, però ovviamente essendosi alzato il livello. E c'è tanto da lavorare su alcuni aspetti. Da piccola, ovviamente, a ogni età c'è il lavoro da svolgere, però sicuramente ogni giorno, sì, avevo quelle mie orette di studio e poi in palestra, per forza. Ti racconto questa, la punizione massima che potevo ricevere era oggi non vai in palestra, Ah. resti a casa, quindi il contrario. Comunque, cioè, cavoli, è proprio una mentalità da campione, nel senso che quello che vedo contraddistinguere tutti i karateka che comunque oggi fanno tante gare, a prescindere poi dai risultati, perché comunque il karate, no, talvolta si dice è un po' uno sport infame nel fatto che ci sono pochi che poi alla fine possono anche competere a alto livello, perché sono. Non è uno sport magari che prevede squadre a 7, 8, 10, 11 persone, no? E Certo. anche il fatto che poi speriamo sempre che sia un trend in crescita, non è così mainstream, magari non porta nemmeno a ampliare le categorie, no? Quindi non c'è una serie B nel karate, purtroppo, arrivate anche semplicemente a 20 anni o cerchiamo di salire sempre più di grado. Oppure purtroppo non manca anche un po', forse anche per richiesta, perché magari mancano gli atleti, delle serie minori in cui uno poi si potrebbe divertire, perché è una parola come Esatto. l'altra che
vorrei che approfondissi un attimo, nel senso, io mi immagino finale dei giochi olimpici europei, mi vai sul tatami e cavolo, un po' la gara, non ti dico della vita, ma ci potrebbe stare. Cosa pensi quando l'arbitro dà la cimè? Allora, io penso che a parte ad emozionarmi, però dopo un po' cerco di mettere l'emozione da parte e cercare di capire cosa sta succedendo, quindi di essere quanto più lucida possibile, anche perché essendo uno sport individuale, puoi contare solo su te stessa, non posso fare affidamento su una squadra, quindi devo fare affidamento su me stessa, ascoltare il coach che c'è fuori, sulla panchina, che appunto mi dà consigli e combatte insieme a me, perché ovviamente si combatte in due. E lì sopra, la cime, cerco di focalizzare il focus, di avere un focus sull'avversaria e mettere in pratica quello che riesco a fare, ovviamente sentendo l'avversaria, non concentrandomi solo su di me, perché comunque l'avversaria è in movimento, fa delle finte, non deve abboccare alle sue strategie. È un lavoro tanto di testa, oltre che fisico, perché comunque facciamo 3 minuti di combattimento. Però con tutto l'allenamento che facciamo non sono i 3 minuti di combattimento il problema, più che altro è come li vivi. Perché se la tensione è a palla, i 3 minuti ti sembrano infiniti e non ce la fai. Sì, assolutamente. Anche ecco, su questo guarda, una cosa che mi piacerebbe chiederti è sull'aspetto fisico, i 3 minuti del karate, è vero che sono 3 minuti a parte che in una gara comunque con alta competizione sono ripetuti, però non è nemmeno facile mantenere sempre la forma fisica che ti permetta di fare sostanzialmente 3 minuti di scatto, perché che si parli di kata o di kumite sono 3 minuti come veramente se uno dovesse fare 3 minuti di scatto per quanto devi stare attivo con tutti i sensi e per quanto poi richiede proprio anche lo sforzo della velocità. Anzi, nel kata, purtroppo devo prendere anche parte per il kata, nonostante io faccia kumite. Il kata, loro una volta che entrano, per quanto ne posso sapere io, perché sono ignorante in materia, però comunque vedo quelli del kata come si allenano, eccetera. Quando entrano devono fare il loro kata e non possono sbagliare. No. E non si possono fermare per riposare durante l'applicazione del kata. Non c'è Invece il spazio. kumite, comunque, sì, sono delle interazioni prolungate. Ci sono più interazioni, però comunque c'è lo yamè, c'è il punto o c'è la sanzione. Comunque hai dei secondi, perché parliamo di secondi, dove puoi respirare un attimo, puoi ripristinare per quel che si può. Certo, non è come il pugilato che fai il tuo round e poi ti fermi, capisci cosa è successo e rientri. Il karate purtroppo è tutto lì, tutto concentrato lì in 3 minuti. O la fai lo spacchi, insomma, perché sennò. Esatto. Ma e su questo io ho pubblicato una tua foto dove appunto indossavi la medaglia di Minsk. Non so se ora ti faccio fare giri enormi oppure ce l'hai a portata di mano e ce la puoi far vedere magari in live. Cosa? Cosa? Scusami, la La medaglia di medaglia quale dei gara? giochi. Yeah, la medaglia dei giochi di Minsk. No, guarda, la medaglia di Minsk ce l'ho qui perché sono nel salone, ce l'ho qui. Se vuoi te la mostro. Sì, Giro un attimo la sì, sì. telecamera. Se non ti faccio spostare No, no, no. troppo. Eccola qui. Vabbè, questa è la mascotte, la volpe, e qui abbiamo la medaglia. Madonna. È un qualcosa che rimane per la vita. Aspetta un attimo, se riesco. L'hanno incastrata per bene i miei genitori. Dovessero rubarsela. Eccola. Bella, bella. È proprio ancora una bella medaglia, devo dire la verità. Poi può piacere o no, ma. Sì, Grande, e poi grande pesa tanto, complimento. eh. Sì, eh? Sì. Ok, Pesa allora, molto. siccome io faccio sempre, do una conseguenza a chi non si collega. L'altra volta era un mawashigeri, questa volta è una medagliata. Quindi per tutti quelli che non sono collegati stasera, sappiate che se ci state vedendo in replica, vi arriverà presto una medagliata tra capo e collo. Li salva solo che sono a casa, li salva solo che sono a casa, assolutamente. Infatti, meno male, io spero che stiano tutti a casa, sinceramente, e con la Assolutamente. mucchina alle mani, col disinfettante. Sempre, sempre, sempre. Infatti noi siamo live anche per questo, per cercare di sentirci più vicini, anche se siamo effettivamente distanti. E invito i nostri amici che ci stanno seguendo, arrivano tanti messaggi di complimenti. Ora Silvia non li puoi vedere, però dopo sicuramente avrai modo di rispondere che
ti ringraziano per il tuo fatto di essere campionessa e di far parte di questo sport. Quindi io mi aggrego a questi ringraziamenti perché penso che i campioni comunque sono quelli che portano le persone a sognare e avere la possibilità in Italia, in uno sport bello che coinvolge dalla testa ai piedi, perché comunque non dimentichiamoci sempre che il modo di vivere di un karateka va oltre al tappeto, è un qualcosa che sicuramente ti avvolge. E io non conosco persone che fanno karate da tanto tempo che non sono tanto influenzate anche nella propria vita e nel proprio carattere, no? No, 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 il karate ti forma, il karate lo ritrovi anche nella vita e questa è la cosa bella di questo sport, perché ti forma, ti fa conoscere, diciamo, ti affaccia ad un mondo straordinario, dove c'è rispetto, disciplina, autocontrollo. Non, secondo me è uno dei tanti sport dove, oltre a, beh, ad usare tutto il corpo, ecco, non solo alcune parti del corpo, ma tende ad insegnare tanto il karate, o almeno a me ha fatto crescere tantissimo. Io sono migliorata tantissimo grazie a questo sport. Sì. Assolutamente. E quindi niente, chi ci sta seguendo live e vuole fare delle domande a Silvia, chiaramente basta che le scriva nei commenti e poi io gliele porrò. Intanto volevo farti tre domande che abbiamo raccolto sui social quando abbiamo lanciato la tua intervista, che sono un pochino, diciamo, rappresentative di quelli che sono stati gli interrogativi che mi sono arrivate in maggior modo. Una è un po' particolare di Antonio che mi Ciao chiede. Antonio. Che mi chiede, salutiamo Antonio, giustamente sono stato io scortese, padrone di casa, ciao Antonio e grazie di averci scritto questa domanda, che è un po' particolare e che io tenderei a dividere in due. Come sai, karateka cerca di parlare a tutti, non soltanto a chi pratica, e quindi mi chiede come si diventa un karateka. Chiaramente io la porrei e da bambino, che probabilmente entrare nel mondo del karate è un qualcosa. E da adulto, dove invece, anzi, se sei un karateka che compete, probabilmente è tutta un'altra storia, ma lascio a te la parola. Beh, sicuramente io da piccola non potevo mai pensare di arrivare a questo livello o comunque di approcciarmi così al karate, perché comunque è andata a crescere la passione. Io da piccola ero una semplice ragazza, come lo sono tuttora d'altronde, però voglio dire, non mi piacevano tanti sport e mio papà mi ha fatto avvicinare a questo sport vedendomi una bambina molto vivace e da lì mi sono iniziata ad appassionare di questo sport perché comunque insegnava tanti valori. Vedevo altri ragazzini provarci, allora ho detto perché non ci posso provare anch'io. Poi negli anni ti rendi conto che ce l'hai nelle vene, non si sa come, ma si è lì e ti diventa, diciamo, una passione che coltivi nel tempo e per coltivarla ci devi dedicare tanto tempo. Non basta più quell'oretta giornaliera, ma devi avere testa, tanta determinazione e tanta voglia di arrivare a degli obiettivi che ovviamente ognuno di noi si deve prefissare. Io ovviamente facevo step by step, ho iniziato con i campioni italiani, poi sono voluto entrare nella nazionale italiana, poi ho fatto i miei primi europei, i miei primi mondiali, quindi diciamo è andato a crescere il mio percorso, ma sin Certo. dall'inizio non sapevo di poter arrivare lì. Il problema è crederci, perché risposte immediate non le puoi mai avere. Io non so cosa mi accadrà da adesso negli anni successivi, però quello che posso fare, che voglio fare, lo faccio, nel senso mi metto lì con la testa e a voler raggiungere, a centrare l'obiettivo. Molte volte si cade, questo voglio dirlo, molte volte arrivano delle batoste allucinanti, però personalmente a me proprio quelle batoste mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire cos'era il giusto, cos'era sbagliato. Se quello che stavo inseguendo magari era sbagliato, cambiavo strada, non rimanevo nella zona di comfort, cercavo di andare anche in delle zone dove non mi piaceva stare, Sì. però Certo, pur di migliorarmi ho cercato di mettere tutta me stessa. Però un karateka ci puoi sempre diventare, il problema è come lo crei questo percorso, perché ci sono tanti karateki, però bisogna vedere poi, no, alla fine, quello che lascia. ognuno nella sua dimensione Certo. può iniziare un percorso dal bambino all'adulto. Che è anche il bello dello sport, scusami, il bello di un'arte marziale come quella del karate, che tante volte, come anche tu hai ribadito, è con se stessi, no?
Quindi è un tema abbastanza ricorrente e che fa sempre piacere sottolineare. Ti faccio alcune domande che sono arrivate ora sui commenti, senza dimenticarmi quelle che ho raccolto oggi. Enrico De Sì. Pace ti chiede come ti prepari psicologicamente all'ingresso sul tatami. Beh, sicuramente, bella domanda. Ciao Enrico. E diciamo che non è semplice perché c'è un lavoro dietro di un team, di una squadra nazionale, del mio coach e anche dello psicologo, perché non nego, penso che ogni atleta di alto livello debba avere uno psicologo, perché avere uno psicologo non significa stare bene con la testa, anzi, è un Certo. supporto, un aiuto, è un confidente e praticamente io come preparo la mia entrata nel tatami? Io la preparo negli allenamenti, di certo non prima di entrare, perché prima di entrare l'unica cosa che devi pensare è essere sicura o sicuro di te stessa e di tutto il lavoro che hai svolto a casa, perché sennò lì non entri con la testa vincente. Il lavoro che faccio a casa è fisico, tattico, tecnico, poi ripeto, faccio delle sedute con lo psicologo, perché comunque tutto deve andare in sintonia, bisogna essere molto equilibrati. Ovviamente se ogni tanto si sfasa, ovviamente si arriva in gara non al 100%. Invece io cerco di arrivare in gara al 100% e nonostante ciò può accadere che perdi. Però Ok. sicuramente la preparazione che si fa in palestra conta tantissimo perché ti dà sicurezza nell'affrontare quella competizione, che sono Chiaro. competizioni difficili. Aggiungo Comunque una cosa, non sai cosa pensa. che ci chiede Pierluigi, che è sempre inerente a questo, sull'alimentazione. Cosa ci sai dire sulla tua alimentazione? L'alimentazione, allora, per quanto riguarda la parte psicologica, conta tantissimo, altrettanto la nutrizione, perché è alla base di tutto anche quello, perché alimentarsi bene aiuta anche alla testa. Sicuramente io cerco di alimentarmi bene, con cose sane, pranzo, ceno, però cerco di non eccedere nelle porzioni. Ovviamente è normale che ogni tanto, adesso che siamo lontani dal periodo di gara, ogni tanto posso sforare perché non ho ancora programmi, non si sa ancora nulla, quindi ogni tanto si può sforare, più che altro per una tranquillità mentale, però dopodiché subito mettersi in riga e avere una giusta dose di carboidrati, una giusta dose di proteine, verdure, frutta, non deve mancare niente l'alimentazione, specialmente di un atleta che consuma tante calorie. Poi se uno è sedentario deve mangiare ancora meno, poche Esatto. porzioni, ma tutto. Non so perché mi sento chiamato in causa, ma farò finta di niente e passiamo alla prossima domanda. Però l'importante è muoversi un po' e fare sport, così ti puoi permettere anche un pezzetto di fondente, magari. Ascolta, qua ci chiedono delle rassicurazioni serie, quindi sarà determinante la tua prossima risposta. Una tale Chiara Semeraro, che non so se conosci. Ci chiede, darai qualche lezione privata a tua nipote Greta che ti segue sempre? Cosa? Chiara Semeraro ci chiede, darai qualche lezione privata a tua nipote Greta che ti segue sempre? Ti mando dei saluti a mia sorella che si trova alla Spezia. Comunque sì, la mia nipote Greta ovviamente in prima linea, appena cresce, perché ancora è piccolina, farò delle lezioni private Ok. e farò capire tante cose, sicuramente al di là del karate, però quello che mi ha potuto insegnare a me il karate nell'aspetto morale, glielo voglio insegnare, certo. Comunque volevo fare dei saluti a mia sorella, perché Assolutamente. alla Spezia ed è anche infermiera, quindi volevo fare un Oh. appello a tutti i dottori e infermieri che stanno in questo periodo lottando tantissimo per questo coronavirus. Assolutamente. E volevo ringraziarle veramente per il lavoro che stanno facendo, perché io in primis la vivo tantissimo questa situazione, perché avendo mia sorella che lavora lì all'ospedale di Sarzana, so benissimo cosa significa ogni giorno lottare, stare vicino a delle persone anziane o comunque di ogni fascia di età che hanno in ballo la propria vita. Quindi capisco benissimo cosa significa e sono vicino a mia sorella, le mando un bacione e un abbraccio Anche noi, e assolutamente. speriamo che tutto questo passi prima possibile, ecco, per stare tutti bene. Assolutamente, assolutamente. E mi riallaccio invece a una domanda di Leonardo, che oltre a farti saluti, ti chiede una domanda secondo me interessante. Allora, te la leggo testualmente. Vorrebbe sapere se la tua caratteristica di atleta determinata e molto aggressiva in senso positivo è allenabile o è nel DNA? Ottima
Oddio, guarda, penso che allora è un aspetto caratteriale l'aggressività, secondo me, e ovviamente aggressività sportiva parliamo, perché sul tappeto ci vuole la giusta aggressività, anche perché incontriamo atleti molto aggressivi, quindi comunque bisogna essere o alla pari o superiori, perché sennò non si vince. Però guarda, allenarla più che altro sull'aspetto psicologico, perché ovviamente, dopo che tu alleni la parte tecnico-tattica e sei consapevole di quanto vali e ci credi, diciamo che dovrebbe uscire l'aspetto di ogni persona aggressivo, no? Chi più, chi meno, però dovrebbe uscire, perché se si è sicuri di se stessi. Però allenarla proprio no. Puoi fare dei lavori psicologici, puoi, non so, aiutarti con uno psicologo, quello sì, però diciamo che ce l'hai. Ok, concordo, nel senso per quanto E ho esperienza anche di compagni e anche diretta, sì, a volte. diciamo che guarda, pensandoci, fa anche parte un po' di come vivi la vita, del tuo passato, di quello che hai passato, è tutto un insieme, ok? Sì, è anche vero che c'è chi trova nello sport quello sfogo che poi lo aiuta anche a vivere meglio, no? Quindi magari sono dei traini. Dei traini alternativi e se è vero che comunque è anche un talento per me il perseverare, nel senso, una volta si fece una bella discussione con uno dei miei migliori amici che anche lui praticava karate, ne faceva kata, sul fatto che comunque avere la costanza di allenarsi per cambiare il grado dell'apertura di un piede di 5 gradi in più. È tanto talento di come chi gli arriva magari alla prima mossa, no? Cioè non sminuire il talento di chi non ha subito le capacità, ma la No. capacità di allenarsi. È chiaro che però purtroppo le cose, per quanto tu possa allenarle, di base le devi avere, se no comunque annasperai sempre ad arrivare, no? Sì, sono perfettamente d'accordo con te. Io sono del parere che il talento ci può stare, ok? Però non deve mancare la volontà e il talento deve continuare ad allenarsi come tutti gli altri, perché sennò il talento non è niente a confronto. Ovviamente è normale, ci può arrivare prima, diciamo, degli obiettivi, però ci può rimanere anche quello che ci crede. Anzi, a volte se il talento magari smette di crederci o magari gli è tutto dovuto e pensa questo, sbaglia, perché deve mantenere sempre i piedi per terra. Anche perché chi non è talentuoso ha più capacità di impegnarsi e di voler raggiungere diciamo, quell'obiettivo, perché sa che non è un talento, però ci arriva, eh. Quindi il talento, Assolutamente. secondo me, non deve cullarsi. Assolutamente. Ti leggo una domanda di Daniele che oltre a farti complimenti e dirti che sei bellissima, quindi abbiamo trovato il fan numero uno. No, a parte gli scherzi, ti fa una domanda sugli arbitraggi, nel senso che si dice molto che gli arbitri italiani siano di alto livello e che diventare un arbitro capace è molto difficile. Lui ti chiede come vedi questa differenza tra gli arbitri nazionali e internazionali. Direi come vedi le gare nazionali e internazionali dal punto di vista dell'arbitraggio, se ti sembrano omogenee. Allora, diciamo che diventare arbitro comunque non è semplice. Ovviamente posso dire che chi è stato atleta e diventa arbitro per me ha un passo in più, perché ovviamente sa un po' le dinamiche, ha ricevuto colpi e sa dare colpi. Quindi chi da atleta diventa arbitro sicuramente è un passo in più, però senza sminuire tutti gli altri arbitri che Certo. comunque studiano e fanno esami e test anche internazionali, in inglese, eccetera. Per accedere all'estero, anzi, è molto difficile e si mettono in gioco proprio loro, quindi tanto di cappello. Sicuramente i regolamenti sono un po' differenti, cioè sono differenti, ma dobbiamo rispettare ovviamente le regole che ci sono in Italia e rispettare le regole che ci sono all'estero. Alla fine, l'aspetto tecnico, quello che si richiede, è sempre lo stesso, però poi diventa una cosa un po' oggettiva perché. Ovviamente l'arbitro durante io parlo del per cui il comité si fa prendere tanto dalla situazione, quindi magari che ne so, se una tecnica tecnicamente non è perfetta, a volte anche se non è perfetta la danno, l'importante è che arriva. Quindi Ok. bisogna vedere ogni arbitro cosa pensa. Ok. Perfetto.
Noi non dobbiamo dare modo, diciamo, di non farci dare il punto, anzi, dobbiamo cercare di coinvolgere l'arbitro. No, noi sai, su questo abbiamo fatto un articolo che abbiamo chiamato Perché l'arbitro ha sempre ragione, nel senso che quello che andiamo a sostenere noi, soprattutto con i ragazzi, è che l'arbitraggio per l'atleta deve essere sempre mantenuto, cioè deve essere sempre considerato corretto per non spostare il focus tra la competizione e i torti, perché non devono essere una scusa, no? Poi, Gli alibi, i giustamente, famosi alibi, i famosi esatto. alibi. Esatto. Mamma Ma mia. poi è vero che i coach, con le dovute proporzioni, nel senso ci sono modi anche per dimostrare le proprie rimostranze, è giusto che però il coach vada a eventualmente si senta danneggiato in maniera pacata e nel rispetto delle regole dell'arbitro, farsi le proprie ragioni, però appunto noi, per accodarmi a quello che dicevi, abbiamo detto che l'arbitro ha sempre ragione perché se si cresce un po' come il talento, no? Per cui tutto è dato, se si cresce con l'idea che è colpa o merito dell'arbitro per vincere, allora ci si smette di allenare, forse. Si fa prima. No, no, a parte smettere di allenare, quello è il minimo, magari smettere di allenare no, però non vai, cioè vai lì e psicologicamente hai la scusa pronta perché dici, vabbè, se perdo è colpa dell'arbitro. Guarda, io sono sincera, e nella mia vita mi è capitato di dare colpe all'arbitro perché magari ero arrabbiata, ti parlo proprio a caldo, magari terminato l'incontro, però poi ogni volta che sono ritornata in me e sono stata razionale e ho pensato, ho dato colpa sempre a me. Poi io sono una persona molto autocritica, vado proprio a trovare il pelo nell'uovo, a perfezionare ogni minimo dettaglio. Cioè, se sto vedendo un video, non vado mai a vedere la cosa positiva, devo andare a vedere quella negativa. E così non va bene. Però, dare colpa all'arbitro, secondo me, serve a poco. Certo, a meno che non è stato uno sbaglio eclatante, però bisogna prima farsi un'autoanalisi, un'autocritica e poi analizzare bene tutte le cose, ma a freddo, mai a caldo. Io ripeto, ho dato colpa agli altri, ma magari poche volte, ma a caldo. Poi subito dopo mi sono quasi scusata con me stessa, ho detto, ma Silvia, ma che stai dicendo? Cioè, datti una regolata perché è colpa tua, la prossima volta dobbiamo fare meglio, così colà. Per Bene, bene. forza, assolutamente, no, mai sia. Perché Domanda sennò molto specifica. finisco di cadere in un giro brutto. No, poi diventa un circolo vizioso e non se ne esce. Domanda Esatto. molto, molto precisa da sì o no di Vincenzo. Ha mai pensato di cambiare categoria come peso? No, mai, anche se non avrei problemi di combattere nella categoria superiore, solo che sono abbastanza, cioè sono bassa per quella categoria, Ok, quindi no, però non avrei problemi. assolutamente. Allora, io ti faccio le altre due domande, appunto, un po' rappresentative di quelle che ci sono arrivate. Poi continuo con le live che sono arrivate. C'ho un altro paio di domande belle toste, ma ci spoilerano quelli che sono gli argomenti su cui andremo avanti far poco. Cosimo, che come te fa comité. Ti chiedeva di dargli qualche consiglio per allenarsi in questi giorni a casa. Su cosa concentrarsi e come magari tenere alta, diciamo, un po' la tensione. Ciao Cosimo, ma chi te la fa fare? Ma sei sul divano, rilassati, non essere malato di karate come noi, no, sto scherzando. Detto da te non è credibile, purtroppo. Guarda, mi dispiace, ma non sarebbe No, credibile. sto scherzando. È una gran cosa quella che ha detto Massimo, anzi, invogliamo a tutti quelli che sono a casa a muoversi un po', fare anche esercizi stupidi, corsetta sul posto. Un po' di stretching anche per muoversi, per non cadere nella noia, perché è molto facile cadere nella noia, anche se ci sono telefonini, TV, ma non ci basta mai niente, è pazzesco. Prima come facevano non lo so. Comunque, Esatto. sì, assurdo. Comunque qualche esercizio, ma puoi fare dei piegamenti, puoi fare degli addominali, puoi fare degli squat, però prima ovviamente fare stretching, un po' di corsetta per riscaldarti un po', non fare a freddo perché ti rovini. Però sicuramente esercizi molto semplici, anche perché non so se hai degli attrezzi a casa, tappetino, qualche pesetto, poi non so la tua età, però ti consiglio di fare esercizi molto semplici. Ok. Sì. Perfetto. Allora, introduciamo poi un argomento che non potevamo non citare, che sono le Olimpiadi. Prima la domanda di Niccolò, che appunto è l'ultima del lotto di tre, che ci chiede come hai vissuto
questo spostamento delle Olimpiadi dell'anno prossimo e di tutte le gare che servono anche per la qualificazione. Allora, rispondo alla prima domanda dello spostamento delle Olimpiadi, che è un po' più semplice. Allora, lo spostamento delle Olimpiadi per me, a me personalmente non ha toccato più di tanto, anzi, sono contenta, spiego perché. Perché prima di tutto viene la salute e vedendo, guarda, sto seguendo tanto la TV, mai come questo periodo, e vedendo veramente tanti casi di morte o comunque questo coronavirus che sta stravolgendo tutto, chi se lo aspettava, e penso che sia la cosa più giusta spostare le Olimpiadi, anche perché se si fossero fatte ad agosto, penso che molte nazioni, cioè, non potevano partecipare, anche perché noi abbiamo raggiunto poco fa il picco in Italia, all'estero ancora molte nazioni lo devono raggiungere, altre lo stanno raggiungendo adesso, quindi comunque non sarebbe stata un'Olimpiadi a tutti gli effetti, quindi spostare il 2021 penso che vada bene, oltre magari sarebbe un po' Wow. lontano, esatto. Però poi invece per quanto riguarda le gare di qualificazione, beh, sicuramente lì c'è stata una bella batosta perché diciamo ci eravamo prefissati europeo e Madrid e comunque scusami, europeo e Marocco anche, quindi comunque non adattarsi all'idea che l'europeo è stato cancellato, Madrid anche, tutte le altre Premier League e non abbiamo nemmeno, diciamo, un punto di riferimento, comunque non abbiamo delle gare, tipo tra 2 mesi c'è una gara che sai che ti puoi preparare e puoi applicare una preparazione. Purtroppo siamo un po' in stand-by su tutto, quindi questo ci ha un po' destabilizzato. Però personalmente ho cercato di prenderla così come veniva, perché più di questo non ti puoi fissare, anzi, devi trovare subito la soluzione. Mi sono iniziato ad allenare in casa perché non potevo uscire più, non potevo andare più in palestra. Infatti, sono nella mia residenza a Faggiano, in Puglia, e mi alleno tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e cerco di fare il possibile per farmi trovare pronta alle gare che ci saranno. Non si sa ancora nulla, speriamo al più presto. Assolutamente, assolutamente. E con questo abbiamo risposto appunto anche a Giuseppe che ci chiedeva se si sa come andranno a finire le qualificazioni per le Olimpiadi, nel senso se si chiudono nell'anno. Questo penso Attualmente le hanno bloccate. Attualmente le hanno bloccate e così facendo doveva rimanere la gara secca da poter fare. Però vedremo, vedremo se risbloccheranno, se ci faranno fare altre Premier League o l'Europeo dell'anno prossimo. Guarda, purtroppo non ho news. ok. Ultima domanda tecnica per adesso, sempre Daniele, che ci chiede com'è per te la modifica della regola sulla passività, cioè secondo te è migliorata o peggiorata? Diceva prima erano 15 secondi dall'inizio incontro, adesso si fa un semplice richiamo e dopo si ammonisce. Secondo te questo cambiamento di regola è stato migliorativo o peggiorativo? Ma guarda, io sono del parere che chi fa karate deve combattere, cioè la passività è giusta nel momento in cui si deve studiare l'avversaria, eccetera, ma dal momento che si apre l'incontro e uno dei due va in vantaggio, ovviamente l'altro deve recuperare, chi è in vantaggio fare troppo il passivo non serve a nulla, cioè è meglio incrementare l'incontro e non magari far vedere un atteggiamento come, perdonami il termine, da paraculi, che non si vuole combattere. Secondo me è meglio combattere. Assolutamente. Karate Vabbè, su te già nei livelli alti si fa fatica ad aprire gli incontri e Sì. quindi già si viene ammoniti subito, però lo fanno perché vogliono appunto vedere un bel karate, anche perché alle Olimpiadi comunque si uscirà in TV e vogliono far vedere un bel karate pulito, fatto come si deve, ecco, con gente che combatta. Devo dire la verità, quando ho letto questa domanda, tra me e me mi sono detto, ma forse a Silvia cambia poco, visto il suo stile sempre, sempre abbastanza arrembante, quindi questa magari è la tua ultima delle preoccupazioni, la regola sulla passività. Sì, non mi importa molto. Ok. Parlando un po' di gusti musicali, che è un qualcosa che sempre ritorna, preallenamento, post-allenamento, ascolti musica o magari non ascolti musica? Ma prima dell'allenamento, beh, più in casa adesso, in palestra no, perché mi concentro e faccio la mia seduta dell'allenamento. Poi se si può mettere un po' di musica attiva, commerciale, eccetera, durante l'allenamento ci sta. Però se devo in allenamento svolgere degli esercizi di concentrazione oppure degli esercizi specifici che poi mi servono in gara, per
preferisco non utilizzare la musica perché voglio concentrazione. Ok. Mentre ovviamente, che ne so, prima delle gare, io ascolto musica nel Ok, riscaldamento. ok. C'hai qualche artista da poterci consigliare? Io ti dico, l'altra volta le ragazze mi hanno rivelato, questo magari ti può tornare utile, attenzione, forse ti posso dare una mano. Ti dico che le ragazze del Qatar, della squadra di Qatar, che hanno vinto a Budapest, la loro canzone dell'Europeo era una canzone di Cocciante. Mi hanno detto che se volevo vincere quando facevo le gare avrei dovuto ascoltare molto di più Cocciante. Quindi non so È come. scocciante, però è scocciante veramente. No, sto scherzando. No, bello cocciante, però no, no, non è il mio genere. Prima della gara non è il mio genere. Poi io mi batto tanto, io diciamo cerco di percepire me stessa, di sentirmi un po'. Dipende anche dall'umore che ho. Certo. In base all'umore, ovviamente, attribuisco una canzone carica o una canzone che mi tranquillizzi e mi faccia essere un po' più ragionevole, lucida, ok? Ok. E tu in generale hai qualche rito in zona gara che ti porti dietro da tempo, che magari ripeti? Avevo un rito del paradenti blu e rosso, poi uno l'ho perso, ti lascio immaginare. Ho dovuto farne un altro e da lì ho interrotto quel rito e ho detto vabbè, basta, tanto non mi cambiava niente alla fine. Oh, rimango con lo stesso paradenti perché quando ero blu mettevo quello blu, quando ero rossa mettevo quello rosso e perdevo solo tempo Ok. invece di recuperare il fiato, ti lascio immaginare. E Assolutamente. invece adesso ho uno e basta. Poi mi piace tanto il colore blu delle protezioni, questo sì. Ok. Alla fine non mi cambia nulla perché quando dici ahimè non vedi, non senti più niente, vai come i tori. Assolutamente. E poi che più? No, poi dipende dalle gare, però molto spesso uso un cappellino in gara Ok. per tenere la testa calda in posti dove fa freddo, però mi piace tanto quel cappellino. Niente, comprato così alla Decathlon, Ok. però mi piace tanto, lo uso spesso. Bene, bene, bene. Allora, quando ti vediamo col cappellino, evitiamo di disturbarti, che sappiamo che. Ma diciamo che il cappellino lo uso in sala riscaldamento, quindi non lo so se mi riuscirete a vedere. Poche volte entro in gara col cappellino, poi lo Ok, tolgo. bene, bene, bene. Allora, io ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a Karateka. Sicuramente se gli amici ci vedono anche successivamente possono lasciare le loro domande nei commenti e magari Silvia poi trova un momento per rispondervi in questi giorni. Sì, chiedetemi, io vi risponderò. Ok, bene, grazie. È stata veramente un'intervista intensa, quindi si può dare ragione a Leonardo come approccio. Penso che abbiamo scoperto tanto di più anche della persona, che poi è un po' quello che cerchiamo di fare con queste interviste. Riaggiorniamoci magari quando sapremo qualcosa di più su come saranno strutturate queste gare di qualificazione. Magari dall'interno ci puoi dare qualche insight e farci seguire questa tua cavalcata verso Tokyo. Noi ti Sì, continueremo a speriamo però di ottenere questo pass che sogno da quando sono piccola, speriamo. Assolutamente, io non, volutamente non ho voluto troppo entrare in merito perché capisco che comunque sia un qualcosa che fin quando uno è in gara è bello parlarne, ma non fare previsioni. No, Tutti certo. abbiamo intrapreso. Ma anche perché ti spiego, essendo uno sport, l'hai detto tu prima, lo sport di squadra è differente, essendo uno sport individuale. Lo sport è bello per questo, perché per quante volte lo puoi vedere, non sai mai come va a finire, secondo me, perché è molto situazionale. Assolutamente, E assolutamente. questa è intrigante, scusami. Quindi ti salutano da Ostia, io mi aggrego ai saluti, Un ringrazio. bacione, io ringrazio te Alessio, ringrazio la pagina appunto Karateka, che chiedo Ci di teniamo seguire a tutti. in contatto allora, promesso. Ringrazio. A Rimanete a casa, distanti ma uniti. te. Rimanete a casa e utilizzo questi ultimi 5 secondi per lanciare la prossima intervista di settimana. Di mercoledì prossimo alle 21:30, che sarà la prima intervista di coppia. E qui mi taccio. Coppia, aia, ho capito già chi è, però non dico niente, dai. Sicura, me lo dici dopo in privato, va bene? Va bene, va bene. Ciao a tutti, buona serata. Grazie, ciao a tutti, buona serata.